Giustino Parisse, bravissimo collega. Tra l'altro, proprio sabato scorso ha presentato il suo ultimo libro sul terremoto, L'Aquila Tradita. Lo raggiungiamo nella sua disastrata onna, non per parlare di questo, ma del processo per il presunto mancato allarme alla Commissione Grandi Rischi. Quel processo lui non lo segue per lavoro, lo segue perché in quella maledetta notte morirono i due figli e il papà. Sul suo quotidiano Il Centro, dopo aver letto le dichiarazioni in aula dell'attuale responsabile della protezione civile Gabrielli, ha lanciato la provocazione dell'autodenuncia. Perché? Io credo che quando si parla di argomenti così delicati bisogna avere anche l'umiltà di sapere a chi si sta parlando. E cosa ha detto Gabrielli? Lui ha parlato d'altro, lui non è che ha parlato, come dire, di quello che è accaduto in quella riunione del 30 aprile del 2009, tra l'altro lui non era ancora prefetto dell'Aquila, quindi forse non lo sa. Quello che mi ha indignato è che lui ha assolto, fra virgolette, a prescindere la Commissione Grandi Rischi e ha buttato la croce sulla stampa, cioè su di noi, anche sul mio giornale e anche su di me. Siamo d'accordo con Parisse, non si può scaricare la colpa su chi in quelle giornate non poteva che raccontare quello che la Commissione Grandi Rischi diceva. Occorre rispetto per chi ha perso la vita. Il processo è un conto, il dolore è un altro. Alla nostra posta elettronica è arrivata la dimostrazione, attraverso la copia di un bollettino postale, dell'ennesima tassa nascosta. Siamo ad un altro argomento, ovviamente. Riguarda chi ha appezzamenti di terreni. Il consorzio di bonifica del Vomano, da noi interpellato, parla non di una tassa, ma di un servizio. In effetti, chi irriga le terre attraverso gli impianti del consorzio non può lamentarsi, anzi il servizio è perfetto, ma chi paga i bollettini postali annuali per non avere servizi perché è lontano dagli stessi impianti, perché deve pagare? Giriamo la domanda al presidente Remo Di Vittorio. Tutti hanno almeno un servizio da voi diretto? No, non tutti hanno i servizi diretti, perché la ripartizione del contributo di bonifica viene fatta tramite i piani di classifica.